Buona domenica amici della Non Solo Libri, eccoci qui con un nuovo unboxing di un prodotto molto particolare, di una linea Bandai Tamashii Nation che è Proplica, che in qualche modo va a replicare appunto, ad esempio in questo caso, delle armi. Un'arma particolare, quella naturalmente di Kyojuro Rengoku, dello straordinario Demon Slayer, che anche in Italia, ahimè, sta giustamente giungendo al termine, pubblicato naturalmente da Star Comics. In questo caso è la versione broken, rotta, della Nichirin Sword, meravigliosa. Ve la faccio vedere, ma la vedrete un po' sabbiata, perché lo sapete che il vostro fumettaro di fiducia ama anche tantissimo la tecnologia, e in questo caso questo video è finalmente rientrato nelle mie mani. In realtà è già da un po' che ce l'ho, lo sto provando, il mitico nuovo figlio della lineup di Apple degli iPhone, in questo caso l'iPhone 14 Pro, non è il Max, chi se ne frega, non cambia fondamentalmente niente se non la dimensione dello schermo. In questo caso la fotocamera è quella anteriore, quella per i selfie ad esempio, eccetera eccetera, e sto utilizzando la selezione cinema, che sembrerebbe essere ulteriormente migliorata rispetto naturalmente alla versione precedente. Non so se anche naturalmente per merito delle nuove fotocamere che sono state implementate in questo straordinario oggetto tecnologico. Detrattori no, fanboy no, chi se ne frega ragazzi, la tecnologia è tutta bella, scegliete quello che fa più al caso vostro. Naturalmente, solo ed esclusivamente per chi ama questi tecnicismi, questo video, almeno la parte davanti, poi anche quella dietro e poi ritorneremo qui, è girato nella parte davanti a 30 frames al secondo a 4K, perché nella selezione cinema non si può arrivare ai 60. Davanti lo girerò a 60 per farvi vedere naturalmente al meglio il prodotto in questione, poi quando ritorneremo sarà ancora 30. Naturalmente quando poi verrà caricato su YouTube varie ed eventuali e anche nel montaggio ci saranno delle modifiche, tanto per insomma, comunque sia è girato così. L'audio è preso invece dal mio fidatissimo, quando giro con gli smartphone, DJI Mic, che è veramente insostituibile e che tra l'altro avete provato a sentire l'audio anche in diretta live, in una delle ultime live in cui eravamo tutti e tre, la prima live in cui eravamo tutti e tre gli arroganti funghi shiitake, quindi io, il buon Fabio e il buon Kike aveva appunto uno di questi, proprio perché in tre microfoni nella nostra stanza, diciamo a braccio, erano un po' difficili da utilizzare, e questo è venuto in nostro soccorso. Perfetto, insomma. Pertanto, ragazzi miei, andiamo subito allo spacchettamento. Sigla! Allora, ragazzi miei, voilà! Eccola qua! La Broken Sword, fondamentalmente l'Elsa e una piccolissima parte della lama della mitica Nichirin Sword di Kyojuro Rengoku, ragazzi miei, come naturalmente viene elencato qui sulla scatola: suoni, musica, voci e naturalmente la scala, che è proprio 1-1. Una scatola veramente bella, rappresentativa dello straordinario prodotto che Bandai nella linea Proplica, assieme naturalmente all'aiuto tra virgolette di Tamashii Nation, è riuscita in qualche modo a donarci, mettiamola così. Vedete subito qui che c'è uno stand, ma andiamo fuori scena per aprire cosa troviamo nella scatola. Allora, voilà, appoggiamo qui la prima parte della confezione. Quando l'apriamo, guardate solo quanto sono attenti ai dettagli quelli naturalmente di Bandai. Stiamo giustamente, in questo caso è la visione, anzi metto questa che è mamma mia, vi faccio vedere ad esempio nell'official fanbook trovate il biglietto commemorativo del Treno Infinito, che è naturalmente il film un po' rappresentativo di questa cosa. Ricordatevi questo straordinario registro della squadra, l'official della squadra Mazza Demoni, l'official fanbook di Star Comics, che viene 19,90 euro. All'interno troviamo, ecco qua, il classico libretto di istruzioni eccetera, ma che non ci servirà, e voilà la nostra spada all'interno della confezione di plastica che andiamo ad aprire.
ci sono, come potete vedere, voilà, dopo li tiriamo fuori ed ecco qua la nostra Elsa 1-1. Naturalmente adesso non va perché saranno, come è normale che sia, ad aggiungere le batterie. Comunque qui abbiamo dei tasti di selezione che sicuramente servono per attivare suoni, luci e quant'altro. Guardate, io vi dico, solo il peso e la fattura è di una bellezza inaudita. Fatemi provare però una cosa, perché naturalmente noi siamo qui a utilizzare il nostro iPhone 14 Pro. Vediamo se mi dà la possibilità anche in 4K a 60 frame per secondo di utilizzare varie possibilità, mettiamola così, con le varie lenti. Ebbene sì, ragazzi miei, guardate che bello. Posso, non posso avvicinarmi più di tanto, che sgrana, quindi teniamo l'1, ok, ecco qua, tanto per avvicinarmi un attimino. Guardate i particolari, le colorazioni, gli effetti, vedete? Con la luce come cambia anche solo l'aspetto qui della fiamma, ok? È qualcosa di eccezionale, la parte lucida della lama tagliata con naturalmente qui i kanji, credo, che rappresentano in qualche modo il nome, la Nichirin Sword, o il nome del kata, adesso non lo so esattamente, sono un fan di Demon Slayer, ma non così pesante, eccetera. Se qualcuno sa delle informazioni aggiuntive, le può scrivere qui nei commenti, sempre in maniera naturalmente educata e civile. Anzi, è un bene poter magari aggiungere informazioni a persone che magari non hanno tutte le informazioni alla loro portata. Anche nella parte qui troviamo una sfumatura, no? Come se in qualche modo stesse facendo vedere l'anima del metallo di cui è composta la lama, che naturalmente in questo caso è in plastica. È una rappresentazione eccezionale di qualcosa, di un momento particolare, di un momento talmente forte, talmente che si imprime nella nostra memoria, che voglio dire, per forza di cose, forse è ancora più importante avere questa rispetto a quella completa, mettiamola così. Ma averle tutte e due non sarebbe male, naturalmente. Allora, cosa dovete fare con queste parti? Voilà, semplicemente, naturalmente, le potete unire in questa maniera. Adesso io le metterò molto, molto male, mettiamola così, e voilà, avrete la possibilità, ecco qua, credo così, ok, di poter appunto appoggiare la vostra spada e di poterla esporre al meglio, così magari è anche più bella da vedere, ok? Voilà, guardate che bella, cioè proprio i classici appunto espositori da katana giapponese, che in qualche modo vi permetteranno di godervi appieno e al meglio questa fantastica replica di Bandai nella linea proplica. Costa meno di 120 euro, non è poco, ci mancherebbe altro, però, ripeto, vi dà proprio quella sensazione particolare. Potrebbe essere straordinaria per chi fa cosplay, perché poi appunto tutti gli effetti, luci e quant'altro che in qualche modo vanno ad impreziosire ancora di più l'esperienzialità di questo tipo di oggetto. E la bellezza, io però starei veramente attento, avrei paura di rovinarla, quindi me la terrei a casa. E magari dietro, esposta davanti alla vostra collezione del fumetto, appunto, dei numeri di Demon Slayer, degli Illustration Book. Noi abbiamo anche i numeri giapponesi, ragazzi miei, da poter collezionare, magari anche solo il numero 1 e il numero 23, l'inizio e la fine, di averli anche in giapponese. Ve li faccio vedere, ragazzi, che bello! Cioè, scusatemi, appoggio la spada, guardate, ecco qua. E guardate che belle queste due copertine. L'inizio, la parte che in qualche modo ci porta allo sconforto totale, ma la grande presa di coscienza e la posizione di Tanjiro e della povera Nezuko, che viene appunto infettata dai demoni, e dall'altra parte appunto quella che si spera sarà una fine positiva. Non lo sappiamo ancora in Italia, giustamente. E perché non prendere anche questi due volumi, esporli insieme a questa straordinaria replica della spada? È vero, direte voi, perché non la spada, naturalmente una delle spade del mitico
Tanjiro, perché secondo me quella di Rengoku è forse quella che più di ogni altra ha significato il sacrificio di una persona all'interno di questa storia, ma è il sacrificio, la visione del sacrificio giapponese per il bene degli altri, per il bene supremo, che è naturalmente la verità, la giustizia, ma anche la salvaguardia dei più deboli, che sono tutti elementi che trovate naturalmente nel fumetto adolescenziale proprio per imprimere nella mente dei nostri giovani proprio questi concetti molto particolari, molto belli, molto importanti, che forse anche noi dovremmo sforzarci di imprimere nella mente dei nostri giovani, insomma. Quindi, ragazzi miei, Proplica, Bandai, Rengoku, la Nichirin Sword Broken, rotta appunto nella sua edizione più importante e più bella, da fare assolutamente. Andiamo ai saluti! Allora, ragazzi miei, eccola qua! Bellissima, 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 ragazzi miei! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Costano, ma è giusto che, insomma, costino così per la qualità che Bandai, come sempre, nonostante, avete visto, è plastica, riesce comunque sia a dare. E piccola pregunta sempre a livello tecnico, in realtà sto girando a 64K senza lo sfocatino dietro dell'opzione cinema, perché volevo provare insomma anche la fotocamera davanti, ma nel mentre sta girando appunto alla massima risoluzione possibile, che è 60 frame per secondo a 4K. Lo sfocatino che vedete sempre nei miei video non è dato da qualcosa di digitale, appunto come in questo caso, nel caso degli iPhone o di altri smartphone che in qualche modo lo fanno, lo riproducono, ma è dato naturalmente meccanicamente, diciamo otticamente, dall'ottica che utilizzo sempre, che è una Sony 24 mm 1.4-1.8, adesso non mi ricordo, della serie G Master di Mamma Sony, insomma è forse una delle ottiche più belle in assoluto per quanto riguarda questo tipo di produzioni eccetera eccetera, molto amatoriali, ci mancherebbe altro, che voi possiate mai comprare, proprio perché vi rende questo sfocato in particolarissimo e la messa a fuoco è straordinaria, ma naturalmente ahimè ci sono dei prezzi da sostenere. Invece in questo caso, con uno smartphone qualsiasi, a livello software, chi più chi meno, chi meglio chi peggio, riescono comunque sia a dare questo sfocato molto bello, particolare, perché ci fa sentire al cinema quasi eccetera eccetera. E l'audio, come sempre, dal fidato DJI Osmo Mico Mic. Che dir si voglia, un bellissimo prodotto, ragazzi miei, che, come vi ripeto, non supera le 120 euro, come tante altre spade nella linea Proplica dedicate ai protagonisti, naturalmente, del mitico Demon Slayer, però credo che questo personaggio, Kyojuro Rengoku, sia rimasto nei cuori di tutti per tantissimi motivi che non vi starò qua a dire, perché magari qualcuno di voi, pochi credo, non sanno di che cosa parla o di che cosa tratta Demon Slayer. Beh, lui non è esattamente il protagonista, i protagonisti naturalmente sono due, Tanjiro e sua sorella Nezuko, ma Rengoku è riuscito veramente a prendere un posto nel cuore di tutti noi che lo abbiamo letto o che lo abbiamo visto in anime, insomma. Per il resto io vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, boom, di iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che saranno i video a venire. E qua sotto, come sempre, linkato in descrizione, trovate tutti i link a tutti i nostri social. Se vi interessa qualcos'altro di tecnologia o avete qualsiasi domanda da fare su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, li ho entrambi, quindi nel caso chiedete pure appunto. Ci mancherebbe altro. E per il resto ricordatevi che il giovedì sera, bam, su Chiacchiera Fumetti, io, Fabio e Kike vi intratteniamo per due rette buone con argomenti geek e nerd. E naturalmente, se ci sarà veramente, ci stiamo organizzando, la seconda live, spero proprio, almeno finalmente il canale sarà di Twitch, sarà al completo. Per il resto, comunque, i video dopo una settimana li ritrovate qui su YouTube come questo. Buona domenica ancora, ciao!